Bene, chiamo subito sul palco la nostra seconda speaker che prima si era collegata da una terrazza romana, quindi sono molto curiosa di vederla, Letizia Palmisano. Ciao Alessandra, ciao a tutti. Ciao Letizia, vedo che sei rimasta nella meravigliosa location da cui ti eri collegata prima, sono molto felice. Senti, so che tu hai un sacco di buoni consigli per appunto salvare il pianeta prima che finisca il cioccolato, cosa che ci interessa tutte, quindi non ti prendo altro tempo e ti lascio subito la parola. Grazie e buon tonfo. Grazie, grazie mille per questo nuovo freelance camp dedicato soprattutto a temi che a me sono molto a cuore nella vita quotidiana, non solo come professionista, ma anche come cittadina. Tant'è che quando ho ricevuto la mail, praticamente ho risposto in tempi da galassia, a velocità della luce. Per chi non mi conosce, sono Letizia Palmisano, sono una giornalista ambientale 2.0, mi occupo di comunicazione digital e ambientalista ci sono nata. Ho cercato di fare anche un lavoro che mi permettesse di essere sostenibile, di portare avanti la mia mission di sostenibilità a tempo pieno, non solo nel tempo libero, ma anche durante il lavoro. Quindi, quando ho ricevuto la mail su freelance sostenibili, ho pensato che fosse l'occasione giusta per raccontare di una serie di rifiuti invisibili che di solito chi lavora nel digitale produce, ma che forse non sa. Tra l'altro, anni fa questo fu proprio il tema, i rifiuti invisibili, di una delle settimane europee per la riduzione dei rifiuti, e io portai avanti una campagna di comunicazione sui rifiuti invisibili del digitale, per la quale ho vinto nella categoria Cittadini in Italia proprio il premio della settimana europea di riduzione dei rifiuti. E quindi ho deciso di intitolare il talk, lo sai che una mail può consumare quanto una lampada da 60 watt accesa per 25 minuti. Questi dati sono appunto della Commissione europea e un po' provocatoriamente, ma neanche tanto, volevo far capire alle persone che quello che per noi è digitale, sembra spesso virtuale, ma non è assolutamente a impatto zero. Tutto quello che ha a che fare con internet, il digitale e per noi freelance sono veramente gli strumenti base del nostro lavoro, ha un impatto ambientale. Ce l'ha il telefonino per essere prodotto, ce l'ha la connessione che sto utilizzando e ogni strumento che noi utilizziamo per fare riunione, per portare avanti il nostro lavoro, per condividere con i colleghi i materiali su cui lavoriamo, per lanciare un video, un post social che rimane lì negli anni, come sappiamo bene, perché poi alcuni social ci ricordano i nostri post di 5, 10 o 12, 13 anni fa, ecco come fa Facebook. Tutto questo lo collego anche molto brevemente al rapporto con lo smart working, perché se queste erano prerogative, questi strumenti, soprattutto di alcune categorie di lavoratori, c'è da dire che oggi anche chi non è freelance, chi prima aveva una vita fisicamente organizzata con l'ufficio, si è trovato a utilizzare tutti questi device. Si sono quindi moltiplicati, si è moltiplicata la richiesta di banda, di utilizzo di software e via dicendo, e allora diventa ancora più utile far sapere a tutti che tutto ciò ha appunto un impatto ambientale per capire come ridurlo. Non mettiamo in dubbio, qui vado veloce, ma è giusto per ricordarlo, che lo smart working, lo dicono tutti i dati, di per sé porta a una maggior sostenibilità, una produttività maggiore, una sostenibilità economica, ma anche dal punto di vista ambientale, quindi va benissimo lavorare a distanza e in digitale. Costi-benefici, si risparmia più energia. È vero che magari a volte ne consumiamo di più in casa e di meno in ufficio, però c'è anche quella degli spostamenti. E quindi in generale, comunque, quando noi lavoriamo sul digitale senza spostarci fisicamente in un luogo, tutto ciò comporta un risparmio ambientale, lo dicono tutti i rapporti. Vediamo però come noi possiamo organizzare il nostro ufficio digitale a minore impatto ambientale. Su alcune cose andrò più veloce perché so che ne parleranno altri speaker di oggi. Innanzitutto passiamo da ciò che è più fisicamente immaginabile che abbia un impatto, quello che è toccabile, ripeto, come può essere lo smartphone, dei microfonini, la webcam, il computer. La prima cosa da ricordare è che tutto ciò a cui noi allunghiamo una vita stiamo riducendo l'impatto ambientale nel corso della sua vita, perché se un oggetto lo usiamo 2 anni, fisicamente avrà un impatto doppio di quello che utilizziamo per 4 anni, o
potrebbe anche durare, perché no, 6 anni, un computer e così via. Se siamo in fase di acquisto, le strade sono due. Comprare l'usato, in questo caso, e a riguardo sull'usato a volte mi si dice però se è usato io poi non lo posso magari rendicontare. Allora sono andata a vedere cosa dicono alcune catene importanti di negozi dell'usato. In questo caso, visto che è come se fosse una transazione tra privati, non viene applicata l'IVA, quindi quella parte non è scorporabile, però a tutti gli effetti si ha un documento fiscale che, da quello che appunto spiegano anche loro sui loro portali, può essere considerato un costo effettuato dall'azienda o dalla partita IVA, e come tale si può detrarre la spesa. Questa preoccupazione quindi viene meno. L'altra questione è però che spesso uno dice: io utilizzo questi strumenti per lavoro, devono essere molto performanti, potrei non fidarmi dell'usato to cure. Sta andando molto di moda, per fortuna, e dico di moda perché adesso vedremo che è una cosa che oramai è presente anche sui portali blasonati, il concetto di acquistare un dispositivo rigenerato. Che cosa sono i ricondizionati, i refurbished? Sono apparecchi a cui noi diamo una seconda vita, ma mentre l'usato lo compro tale e quale, potrebbe avere un pezzo di garanzia perché magari 2 anni non sono finiti, o potrebbe avere un software vecchio, però, o io posso non sapere la condizione dell'usato, a meno che non sono in grado ovviamente di testarlo. Ma se io voglio essere un po' più sicura della qualità di quello che compro, esiste tutta una disciplina relativa ai prodotti cosiddetti ricondizionati. Sono prodotti che vengono venduti cosiddetti pari al nuovo, vengono revisionati, devono essere funzionanti, si aggiorna loro il sistema operativo e la normativa prevede che abbiano almeno un anno di garanzia. E ovviamente c'è anche una parte di risparmio economico, un po' anche come nell'usato, in questo caso li andiamo a pagare meno. Perché vi dicevo appunto dell'impatto ambientale, perché è importante allungare la vita ai nostri dispositivi? Pensate che, sempre secondo i dati della Settimana Europea della Riduzione dei Rifiuti, uno smartphone che in mano nostra peserà 200 grammi, 300 a seconda del modello, arriva a casa nostra con una piccola confezione. Noi, se lo andiamo a pesare, il totale appunto della confezione potrà aumentare quanto? Di altri 100 grammi il tutto? Eppure, secondo i dati della Settimana Europea della Riduzione dei Rifiuti, uno smartphone nella sua vita produce 86 kg di rifiuti, tra materie prime, emissioni e così via. Immaginate quindi se io magari devo comprare un secondo dispositivo e compro un device rigenerato che potrebbe avere un anno di vita e io lo terrò magari altri 3. L'altro discorso è anche quello che noi facciamo a fine vita con questi dispositivi. Perché a volte noi compriamo un nuovo dispositivo e teniamo quell'altro anche se non ci serve più, perché non si sa mai. Con non si sa mai bruciamo anche lo spazio. Abbiamo cassetti o soffitte o cantine che sono invase di cose del non si sa mai, mi potrebbe sempre servire. Passano gli anni, quella cosa non la utilizzerò e la dovrò a un certo punto buttar via, possibilmente in una raccolta differenziata, però ormai per obsolescenza non sarà più utilizzabile. Se io invece, quando un dispositivo non mi serve più, lo posso rivendere e allungo così la vita al prodotto, ma se non lo voglio monetizzare potrei donarlo. Ci sono tutta una serie di realtà che rigenerano questi dispositivi, come vi ho detto, con la procedura cosiddetta refurbished, e li donano a chi ne ha bisogno. È recente tutto quello che è successo negli ultimi anni con le lezioni a distanza a causa del Covid, però vi sono anche tante situazioni in cui un tablet, un PC possono essere utili a delle persone per lavorare o per studiare, e vi sono delle cooperative che recuperano, intercettano le dismissioni informatiche di questi apparecchi e fanno sì che quello che per te non è più utilizzabile, perché a te magari serve un PC ad altissima prestazione, per chi deve eventualmente farci una ricerca, fare dei compiti, va ancora molto bene, e noi contribuiamo a ridurre l'impatto ambientale anche unendo un'opera di, insomma, di solidarietà. Ecco, qui è l'esempio invece in cui mi riferivo al fatto che i refurbished, vi sono dei privati, che alcuni che riparano i cellulari, per esempio, spesso rivendono quelli ricondizionati, ma oramai si trovano anche sulle principali piattaforme che vendono device elettronici. Quindi se non vi volete fidare del piccolo negozio, abitate in una città, in un posto dove questi prodotti non ci sono,
potete anche cercare online praticamente tutte le case che vendono strumenti elettronici, informatici, ma per dirvi, ora parliamo di strumenti nostri di lavoro, ma anche il frullatore si trova ricondizionato, comunque hanno delle sezioni specifiche con i prodotti rigenerati. Qui, ripeto, invece una slide che ho messo solo per fare un cenno, è una cosa a cui tengo molto, ma so che altri ve ne parleranno. Tutti questi discorsi degli acquisti poi riguardano anche gli strumenti che sono sotto il nostro computer, come può essere una scrivania, le cassettiere, eccetera. Qui io consiglio sempre di far caso o a acquistando usato o controllare le materie prime, la filiera, se è il legno che venga da foresta gestita in maniera responsabile o perché no, come la mia lampada di cartone che viene da riciclo. E poi c'è un discorso che vale sempre, ovvero chiederci se una cosa serve davvero. Perché a volte abbiamo anche un po' una bulimia, forse dalle offerte, oppure passando da un ufficio condiviso con altri a forme di smart working, crediamo di dover replicare esattamente tutta l'apparecchiatura che avevamo lì. Ma per esempio io da quando ho cambiato casa vivo senza stampante, perché talmente rara l'ipotesi che mi serva di stampare qualche cosa che quelle poche volte lo mando a un centro per la stampa e passo e ritiro i fogli. Anche perché la stampante prima aveva il problema che la cartuccia si seccava. Non utilizzandola di frequente, quando mi serviva non potevo comunque stampare. E allora ho detto, voglio provare prima a vivere senza stampante, con una specie di stampante condivisa, tra virgolette, nel senso che vado al centro fotocopie, invio una mail, passo e le ritiro, anche abbastanza celere come servizio. E ho visto che sono 5 anni che utilizzo questo sistema, tra virgolette, di stampante condivisa e mi costa pochissimi euro all'anno, fatti i conti, però così non ho problemi che la stampante si inceppi né ho problemi di dove collocarla in casa, ecco. E a questo punto, appurato come possiamo acquistare i beni in maniera sostenibile o quelli che effettivamente ci servono, vi do una serie di informazioni legate all'impatto ambientale dell'utilizzo. Vi ho prima fatto la battuta, ma sono dati reali diffusi realmente, delle email, ma spesso non abbiamo cognizione che tutto ciò, per essere alimentato, ha bisogno di energia, che possibilmente è importante che venga da fonti rinnovabili, ma anche in quel caso non va mai sprecata. E allora è importante ricordare a se stessi o anche agli altri, se abbiamo un luogo di lavoro condiviso oppure semplicemente con la famiglia, una serie di buone regole che possono permetterci di ridurre l'impatto ambientale consumando meno energia. Abbiamo visto il discorso della riduzione dell'impatto allungando la vita agli oggetti, però anche usare in maniera sapiente l'energia fa sì che noi possiamo essere più ecosostenibili. Considerate che questi discorsi fino a un anno e mezzo fa avevano una valenza soprattutto ambientalista. Attualmente c'è anche il discorso del contenimento delle bollette, perché l'energia prima, tra virgolette, purtroppo costava troppo poco e le persone non si rendevano conto degli aspetti ambientali. A oggi per me l'importante è che riducano i consumi. Io lo vedo dal punto di vista della sostenibilità, però se uno vuole guardarlo solo dal lato economico, a me va benissimo, l'importante è che lo faccia. E quindi cosa possiamo fare in casa? Spesso si hanno una serie di dispositivi che noi teniamo più tempo in stand-by di quando invece li utilizziamo. Basta pensare alla notte. La notte ci sarà una fascia oraria in cui mediamente siamo più o meno tutti a letto oppure uno non è in ufficio. E uno pensa sempre di passare e spegnere tutte le prese, ma spesso questa cosa non viene fatta, oppure alcuni dispositivi rimangono comunque stand-by, non hanno il pulsante di spegnimento. A me è capitato con una televisione che ha il LED rosso fisso, non c'è modo di toglierlo. E allora in quel caso uno può mettere o delle prese multiple con un click spegne una serie di dispositivi, ma guardate, io veramente penso anche al forno a microonde, al forno elettrico e via dicendo, che volendo sono usati pochissimo. Uno potrebbe mettere un temporizzatore la notte, cioè il forno a microonde ha sempre tutti i LED accesi, ma se uno mette un temporizzatore quando vado a dormire alle 10, allora lo programmo da mezzanotte alle 6 del mattino almeno, sicuramente non lo userò in quella fascia.
Tra l'altro esistono anche temporizzatori che si possono controllare dal cellulare se uno ha difficoltà poi ad arrivarci per dire guarda, questa notte voglio cucinarmi di notte e voglio cambiare l'orario. Comunque, se vi dicevo, tra multiprese o temporizzatori si può ridurre l'utilizzo di quei dispositivi il cui stand-by ha comunque un elevato impatto anche in termini poi di consumi e di costo. E poi anche stare attenti a come sfruttare l'energia naturale. Per esempio, io in casa d'inverno mi sposto da una stanza all'altra in base al sole, tanto il computer è portatile, o sto attenta che non passino gli spifferi. Qualcuno di voi magari avrà visto, se mi segue sui social, anche che sono finita in due trasmissioni della RAI, perché sono anni che non accendo né riscaldamento né climatizzazione grazie a una serie di accortezze. E pensate che tra l'altro i dati dello stand-by vengono spesso monitorati anche da enti che studiano questo. Per esempio la stampante, se uno la vuole avere, siccome noi stampiamo per pochissime ore solitamente, se non siamo un centro fotocopie, con minimo a causa dello stand-by, insomma, lo stand-by sono l'8% dei consumi. Ci sono degli studi che a seconda dei modelli riportano anche dati molto molto più alti. E l'altro discorso è comportamentale, su come noi utilizziamo i dispositivi, gli strumenti digitali. Non è detto che dobbiamo per forza mandare 2000 email o 6000 messaggi WhatsApp. Se un megabyte, a cercare quanti mila avete sopra il megabyte nella vostra casella. Se un megabyte consuma come una lampada da 60 watt accesa per 25 minuti, immaginate se ne mandiamo 20 email, e sono ottimista, al giorno per un anno, stiamo parlando di circa 7000 email. E questa stima ci dice che corrispondono a circa le emissioni di 1000 chilometri di un'automobile. E allora cosa possiamo fare? Tra l'altro la mail impatta non solo perché noi la inviamo, ma perché poi di solito rimane online, perché sia disponibile dallo smartphone, dal computer, dal tablet e così via. I server che tengono queste mail continuano ad avere necessità di energia. Allora, cancelliamo le mail che non ci servono. Noi sappiamo che per pochi euro possiamo comprare uno spazio quasi illimitato e questa cosa ha un po' alterato la nostra percezione. Invece facciamo caso a quello che possiamo realmente cancellare. Eliminiamo anche l'iscrizione alle newsletter che a noi non interessano, anche perché così sarà più facile leggere quelle che ci interessano, perché se siamo subissati possiamo perdere di vista le cose più importanti, no? E poi quando mandiamo una mail, mandiamola solo ai reali destinatari. Ci sono alcune società che hanno imposto di poter mettere al massimo 3 destinatari, perché se uno mette in copia 20 persone, al di là del fatto che sta rubando anche il tempo a gente a cui non interessa quella mail, però questa mail rimarrà lì, non letta o sulle loro caselle per tanto tempo, continuando ad avere un certo impatto ambientale. Poi a volte, invece di fare un ping pong di mail o messaggi WhatsApp, potremmo anche fare una semplice telefonata. E l'altro discorso è di alleggerire le mail. Se io comunque ho un file online, perché in ogni caso ce l'ho nel cloud, invece di allegarlo metterò il link al file, così la mail peserà un mega, invece di pesare magari 6 mega, 8 mega e così via. Io ho anche tolto l'immagine dalla firma digitale, ho scoperto tramite appunto questi studi che guardano all'impatto delle nostre mail, che anche quelle immaginine che spesso mettiamo, quei pulsantini social, anche di pochi kilobyte moltiplicate per le centinaia di mail che inviamo, hanno un certo loro impatto. L'altro strumento principe delle nostre comunicazioni solitamente è appunto il cloud. L'ho citato prima, si lavora in smart, si sta a distanza anche con i colleghi freelance o con i clienti e si mette tutto in cloud su abbastanza economici, e questo fa sì che l'economicità, noi continuiamo a comprare spazi e a dimenticarci lì tantissime cose. I server però li devono mantenere, tra l'altro di solito un server per sicurezza si copia pure a dei backup, quindi le copie sono varie e mantenute in diverse parti del mondo, però per funzionare ha bisogno di energia, per essere alimentato ha bisogno di energia, per essere raffreddato ha bisogno di energia. Ogni tanto andiamo anche lì, cancelliamo i documenti che non ci servono più. Se qualcosa la vogliamo conservare ma non è di frequente consultazione, facciamo rivivere i famosi hard disk fisici che tranquillamente avremo probabilmente ancora in qualche cassetto. Ecco, le cose che da un'analisi facile si vede quello che non modifichiamo più da almeno 3 anni, lo copiate e lo mettete in un hard disk. Ovviamente ricordatevi dove avete messo gli hard disk. Ecco. E oltre a questo ricordatevi che è possibile scegliere anche
cloud, sistemi che sono alimentati da fonti rinnovabili. Per dire, si possono anche fare tutta una serie poi di, diciamo, di progetti di compensazione delle emissioni. Per esempio, il mio sito internet compensa le emissioni delle page views piantando alberi in Italia. E dove potete lavorate offline. Se la bozza la sto curando da sola, ovviamente se è in condivisa, ci stiamo lavorando in tre, sarà su un cloud, un drive, un Dropbox, eccetera. Se però sto lavorando da solo, posso non consumare in quel momento online, ma semplicemente lavorare offline e caricare quindi la bozza quando avrò finito di lavorare. E poi una cosa relativa alle call, che ne facciamo comunque ancora tante online. Quando io sono in call e non parlo io, chiudo lo schermo, perché comunque sia lo stream video aumenta i consumi. Allora di solito saluto, poi chiudo e riapro nel momento in cui parlo, a volte spiegando anche il perché, e questa cosa farà sì che anche gli altri di solito mi seguano. Considerate, c'è stato uno studio che ha dato i dati dell'impatto ambientale di una videoconferenza e tra CO2 ma anche litri di acqua si scopre che si consuma veramente molto per cose insomma non necessarie. E a tutto questo aggiungo una piccola cosa che chi segue il Freelance Camp già conosce, che è anche il diritto alla il proprio diritto alla, alla sconnessione, a essere sconnessi, ovvero il digitale, questo magari non ha un impatto ambientale diretto, o meglio, volendo sì, però sui nostri neuroni, ricordiamoci che il fatto che uno strumento esista digitale non vuol dire che debba essere usato in maniera indiscriminata, ma non solo dal punto di vista ambientale, ma anche per quanto riguarda l'organizzazione dei freelance. Io dichiaro a tutti che gli appuntamenti si prendono prima e che non uso WhatsApp e Telegram per lavoro. Questo piccolo excursus in parte si trova anche nel libro che ho scritto con Matteo Nardi, che 10 idee per salvare il pianeta prima che sparisca il cioccolato, e insomma mi piace citarlo perché è un libro che racconta tutta una serie di buone pratiche, non potevo esimermi da parlare anche quelle delle buone pratiche appunto di un freelance come sono io. Per qualsiasi altra informazione, insomma, mi trovate sui social e spero che questi piccoli spunti che ho condiviso con voi possano essere utili per farvi scoprire come tutto ha un impatto e possiamo essere più virtuosi nella gestione quotidiana del nostro lavoro di freelance. Grazie Letizia. Devo dire che nonostante io faccia email marketing di mestiere, tu lo sai, sono una paladina dello scrivere quando serve e dell'alleggerire le mail. Ad esempio, una cosa che faccio sempre con molta attenzione, quando ci si comincia a rispondere via mail e ci sono dei thread magari molto lunghi, io cerco sempre di cancellare le parti vecchie, cioè tanto se voglio vedere cosa è stato scritto nel primo messaggio scorro il thread fino all'inizio, non c'è bisogno sempre, perché se no finisce che ci mandiamo queste robe monstre di 40 scroll che contengono tutta l'intera conversazione e alla fine non ci si capisce più niente. Quindi diciamo alleggeriamo, sono del tutto d'accordo. Grazie, ti ringrazio tantissimo e buona giornata e a presto. A risentirci, arrivederci. Buona giornata a tutti, buon Freelance Camp.